Salve a tutti, benvenuti a Fragilità e Speranza, la trasmissione radiofonica a cura del CQS di Pescara Penne. Al microfono Lucia Maiolino con tre ospiti. Io dico sempre buoni, eccezionali, belli, ma ogni volta mi sembra che sia più degli altri, e quindi oggi sono qui a Valleluogo a conclusione di un corso di esercizi spirituali diocesani che abbiamo condiviso insieme alla diocesi di Napoli e di Foggia. E qui con me ci sono Antonio, che è un, come definirlo, un fratello di lunga data, un fratello della mia giovinezza. Come dici, Antonio? Intanto salutiamo i radioascoltatori. Anziano di età e di servizio nel centro. Ecco, veramente anziano ma più di servizio, perché a vederlo Antonio non dimostra nemmeno gli anni che ha. Quanti anni hai, Antonio? 80 fatti ad aprile. Beh, gliene possiamo dare massimo 55. Beh, ma più che altro anche per lo spirito che ha mantenuto intatto di ironia, di allegria, pur avendo passato delle difficoltà non... ecco, come dire, Antonio, non leggere, non indifferente. Poi c'è qui Maurizio Candurro della diocesi di Napoli insieme a Tina, che i radioascoltatori, forse qualcuno li ricorderà, un paio d'anni fa hanno fatto una trasmissione per noi. Ciao Maurizio. Ciao a tutti, buongiorno. Io mi presento, già mi ha presentato Lucia, mi chiamo Maurizio, ho 64 anni, quindi sono un pivello rispetto ad Antonio, che resta sempre, non solo per me ma penso per tutti gli altri fratelli, una guida e un riferimento sempre, in ogni circostanza, soprattutto quando siamo qui a svolgere gli esercizi spirituali. E i suoi consigli, i suoi suggerimenti, dati sempre con molta discrezione, ci aiutano tantissimo a svolgere il servizio. Ecco, grazie Maurizio. Infine, ultima ma non per importanza, nel mio cuore soprattutto, la mia amica del cuore di sempre, Tina Mutò. Buongiorno a tutti. Ecco, noi siamo qui e vi ho chiesto di fare un momento di presentazione del ruolo del fratello nel CVS. Allora diciamo, Tina, che c'entra? Tina è disabile quanto me, però lei ha condiviso con me tutto il cammino del CVS, anche se adesso siamo lontani, io a Pescara, lei a Napoli, però c'è un motivo perché c'è anche lei, perché rappresenta insieme a me l'altra faccia della medaglia del CVS, quello della disabilità, mentre Antonio e Maurizio rappresentano i fratelli dei disabili e dei malati del CVS. Ecco, io vorrei innanzitutto dire un po', solo accennare che cosa è stato, qual è stato il tema di questi esercizi. Da Eva, madre dei viventi, a Maria, madre del vivente, e questi esercizi sono stati magistralmente proposti dal predicatore Don Marco Castellazzi, che è un silenzioso operaio della croce. Ecco, noi non vogliamo parlare di questo, magari lo approfondiremo in un'altra trasmissione che farò più in là, però in questa giornata vorrei parlare del fratello dei disabili e dei malati del CVS. Antonio, a te il primo commento, la prima esposizione, perché proprio perché sei tanto radicato nel CVS di Napoli da tanti anni. Ti ho conosciuto che ero una ragazzina quando sono entrata nel CVS e ecco, sei qui sempre presente, sempre, come diceva Maurizio, attento anche affinché tutto vada bene. Intanto dici ecco, qualcosa di te, che hai fatto nella vita oltre al CVS. Io sono stato impiegato come tecnico alle poste per 36 anni, sono in pensione da 20 e diciamo che la mia famiglia non naturale ma del cuore è stato sempre il centro, perché lo conosco da quasi 50 anni, lo vivo o cerco di viverlo
in questi anni e mi auguro di poterlo continuare ancora. Ecco, il centro è stata la tua famiglia. Qual è il ruolo di una persona fisicamente sana, cosiddetto nel CVS il fratello sano, no? Qual è il ruolo che svolge il fratello? Intanto, che cos'è? È un volontariato? È un qualcosa di diverso? Perché il CVS ha qualcosa di diverso da altre associazioni che sono pur sempre comunque associazioni sante, buone, eccetera. Però noi abbiamo una caratteristica particolare. Qual è il ruolo del fratello? Noi non siamo volontari, o perlomeno non ci consideriamo volontari, ma siamo fratelli che vogliono accompagnare e stare insieme ai disabili per vivere una spiritualità, e specificamente la spiritualità dell'ideale del centro. Il fratello, abbiamo sempre detto, che non deve mai sostituirsi all'ammalato, ma agire laddove egli non può arrivare, e quindi siamo una cosa sola in effetti, ed è molto bello. Ecco, voi siete qui per questo corso di esercizi. Ci sono tante persone in carrozzina, ci sono tante persone che hanno delle difficoltà anche serie, soprattutto perché tanti vivono una disabilità abbastanza seria, abbastanza grave. Maurizio, come si svolge una giornata qui a Valleluogo e come il fratello può essere di sostegno? In questi anni c'è stato un cambiamento sotto questo aspetto, perché i primi anni erano differenziati, gli esercizi, quelli che stiamo facendo adesso, erano prettamente per i volontari, e noi fratelli e sorelle ci dedicavamo al servizio, sia nella gestione della casa che delle esigenze dei nostri fratelli ammalati, senza poter partecipare, almeno non completamente, al corso di esercizi, che era riservato per noi in un'altra fase dell'anno. Adesso, anche perché sarebbe difficile avere magari due periodi di ferie, di vacanze per chi lavora, eccetera, si è riorganizzato il corso di esercizi in modo che insieme riusciamo, dopo aver sbrigato le faccende della casa, ciò che è necessario per far funzionare il refettorio, le camere e quant'altro, riusciamo a partecipare alle meditazioni insieme ai volontari della sofferenza. Poi volevo aggiungere una cosa, e sono d'accordo con Antonio, il centro è la famiglia del cuore. Io poi ho vissuto un'esperienza diversa, il centro è nella mia famiglia, perché qui ho conosciuto Tina nel 1974, proprio ad un corso di esercizi spirituali, che poi è diventata mia moglie, che è una ragazza che sta in carrozzina attualmente. Ragazza, adesso non lo è più, però per me resta sempre tale, e quindi diciamo il Signore ci sta dando fino ad oggi la forza di poter vivere giorno per giorno la realtà del CVS nella nostra famiglia. Ecco Tina, Maurizio ci ha detto che ti ha conosciuta qui e vi siete sposati, siete nonni? Ecco, magari altre persone non hanno sentito 2 anni fa quando avete fatto questa testimonianza. Come vivete il vostro matrimonio? Quale difficoltà? Lo dico a te, lo chiedo a te, poi lo chiedo anche a Maurizio. Vivere la disabilità essendo moglie, madre, oggi nonna. Beh, forse fino a qualche anno fa la disabilità la vivevamo in modo diverso, perché io ero leggermente più autonoma di adesso. Adesso la viviamo, forse è più presente la disabilità nella nostra famiglia, però con l'aiuto di Dio riusciamo ad andare avanti. Ecco, sì, perché anche per noi non è che una disabilità è per la vita uguale, come le altre persone invecchiano, anche noi invecchiamo, però invecchiamo con dei problemi già a monte, e quindi tante volte poi diventa
ogni giorno. Ecco, Tina, forse noi che nel centro abbiamo trovato la vocazione, no? Di vivere la sofferenza nella fede, offrendola al Signore ogni giorno. Io penso che, come tutti, ma forse noi più di tutti, dobbiamo fare i conti con questa scelta vocazionale, offrendo ogni giorno quello che si aggiunge a quello che c'era già. Sì, sicuramente. Questo non vuol dire che ci prende lo scoraggiamento, ci prende lo sconforto, no, però vengono momenti in cui uno avverte maggiormente la stanchezza, avverte maggiormente anche il problema fisico, però ecco, l'associazione, il centro ci ha aiutati a portare avanti la nostra famiglia ed è entrato fortemente nella nostra famiglia, per cui noi viviamo quotidianamente quello che è lo spirito del centro volontario della sofferenza. Ecco Maurizio, ma la valorizzazione e l'offerta della sofferenza riguarda gli ammalati e i disabili o riguarda anche qualcun altro? Secondo me riguarda tutti, perché quando nelle richieste della Madonna si parla di sacrificio e penitenza, ognuno di noi nella propria realtà, che non sia solo di handicap fisico, ma spirituale, psicologico, il problema del mondo del lavoro, di tanti aspetti, per i ragazzi, per gli studenti, lo studio, sono cose che vanno offerte e valorizzate. Noi non ci rendiamo conto di quanta offerta sprechiamo, tra virgolette, giorno per giorno, se non diamo questo senso trascendente all'impegno che ci turba, che ci porta via energie, che ci dà stanchezza. Poi, tornando al discorso della famiglia che faceva prima Tina, ecco, abbiamo sempre visto l'aiuto, la presenza della Madonna nella nostra famiglia, che ci ha sempre benedetti, perché quando i suoi problemi fisici sono aumentati, io ho finito di insegnare e sono andato in pensione, quindi anche già il mio lavoro precedente mi lasciava abbastanza tempo libero da dedicare alla famiglia, ma adesso attualmente sono completamente libero e quindi, diciamo, riesco a sopperire quelle cose che prima mia moglie faceva e che ora può fare in parte. Ecco Antonio, invece tu, ecco, su questo a chi tocca? Perché tante volte le persone pensano che solo i malati hanno qualcosa da offrire, però tante volte si è malati anche quando si è sani. Io qualche anno fa ho avuto grosse difficoltà di salute e posso assicurarvi, ve lo dico col cuore, che è stato il momento più bello, paradossalmente, perché veramente mi sono avvicinato molto di più al Signore e ho offerto tutte quelle sofferenze che non erano leggere. Un po' anche per orgoglio, io sono leggermente orgoglioso, perché sarebbe stato il fallimento di tutta la mia vita nel centro. Aver consigliato, aver detto in continuazione offriamo, 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 e nel momento in cui mi è toccata a me, non ho detto perché a me, ma l'ho offerta proprio per tante e tante cose. Grazie Antonio, si sente anche l'emozione di questa cosa, perché è vero che quando si sta accanto si può ecco, anche tranquillamente, no? Condividere la sofferenza dell'altro, però quando ci tocca da vicino, quello, come dicevi tu, è il momento della prova, anche di verificare la propria fede. E non sempre questo è facile, tante volte sento dire, anche pochi giorni fa, sapendo di una persona che conosco di queste parti, che ha un problema forte di salute, ho sentito che non va più a messa perché è il momento della prova. Il momento della prova è sempre duro da vivere e non tutti possiamo reagire alla stessa maniera. Ecco, tu ci dai la conferma che con l'affidamento al Signore, a Maria, tutto questo è possibile, perché
verificare la propria fede anche nella prova è quello che ci dà maggiore modo di testimoniare. Sicuramente tu nel CVS di Napoli sei stato un grande testimone su questo. Poi tante sofferenze non sono solo quelle fisiche, so che voi avete perso tante persone durante il cammino. L'ultimo è stato Mario, che so che era un grande amico tuo. Ecco, una parola su Mario che ti ha riempito la vita a livello affettivo. Siamo stati amici per quasi 50 anni, una persona speciale perché viveva di gioia ed emanava gioia. E purtroppo è mancato il 6 dicembre, ma è sempre presente fra gli amici nel centro, perché ha dato la sua vita anche lui per il centro, e i suoi ultimi mesi di sofferenza era sempre, sempre con una corona in mano. Ecco, un grande testimone dell'amore di Dio e del senso del soffrire. Io quando penso ad Antonio non posso pensarlo senza il CVS e non posso pensarlo senza l'amico Mario, e se mi viene in mente Mario non posso non pensare a te, Antonio, perché veramente siete stati un team di fratellanza. Ecco, anche Maurizio, però voi logicamente avete vissuto molto insieme l'amicizia e la vita nel centro, quindi è qualcosa che quando uno ricorda, magari, ecco, io per esempio se penso a Maurizio non posso non pensare a Tina insieme, no? E così come nell'amicizia non posso pensare a Mario senza Antonio e viceversa. E una cosa bella che vi ha caratterizzati, la vostra ironia, la vostra gioia nella fede, ma anche la vostra ironia, scherzare sulla malattia, sulla disabilità, proprio tante volte ha sdrammatizzato tante situazioni. E veramente questo mi fa capire, mi ha fatto sempre capire, anche con Maurizio e qualcun altro, quanto l'essere disabile per voi non è un impedimento. Essere accanto alla persona disabile, la disabilità di quella persona scompare laddove, insomma, non c'è bisogno di un aiuto immediato, scompare perché c'è la persona in quella persona disabile. E quindi per voi questo è stato sempre evidente, trattare alla pari, con la stessa dignità, con lo stesso affetto e con gli stessi diritti e doveri. Questa è una cosa che a noi, ecco, a me e a Tina penso uguale, ha insegnato tanto, essere considerati come persone e non per quella disabilità che ci portiamo addosso. Che ci puoi dire a proposito di questo? Quello che ha detto Lucia risponde completamente a verità, anzi qualche volta addirittura, tra tante virgolette, io mi considero, e lo stesso Mario si considerava, blasfemo, perché... perché sia nelle cose di Dio, sia nel vedere gli amici e le persone in carrozzina, insomma, abbiamo fatto tante battute anche con persone strane, dicendo addirittura abbiamo passato un guai, insomma, e quindi è meglio che ce lo teniamo e il Signore ci aiuterà. Ecco, Maurizio, tu poi su questo non ci sono dubbi che la pensi come Antonio, l'hai sposata una disabile. Le vostre figlie, i vostri generi, come hanno vissuto la disabilità della mamma, questa coppia fantastica che avevano come genitori? Grazie a Dio, e certamente per merito dell'aiuto di Dio, l'hanno, posso dire, quasi ignorata, tra virgolette, nel senso che... Forse anche troppo? Ma non lo so, forse troppo, no? È difficile dare queste valutazioni, però grazie a Dio siamo stati in grado di non far mancare nulla alle ragazze di quelle che una ragazza di una coppia normale avrebbe potuto fare, e questo, diciamo, è una cosa che ci ha dato tanta serenità, non averle, diciamo, negato nulla a quello che poteva essere aspettative della loro vita. E i nipoti, anche loro, poi noi ce ne rendiamo conto e lo vediamo proprio con i bambini, con i nipotini,
la persona disabile viene vista così se noi ci deformiamo mentalmente ad educare gli altri in modo errato verso le persone che hanno degli handicap, ma i bambini, i suoi nipoti, non avvertono nessuna difficoltà nel vedere che la nonna può fare certe cose e non altre, e il nonno può fare altre cose. Quindi molte volte sono delle prese di posizione errate che i genitori trasmettono ai bambini, per cui queste portano poi quelle piccole forme, diciamo, di razzismo tra virgolette nell'ambiente scolastico verso il bambino che è meno fortunato. Ecco, purtroppo il tempo è volato, ve l'avevo detto che sarebbe volato e siamo arrivati alla fine. Un pensiero nel saluto ai radioascoltatori, un consiglio, un'esortazione, che cosa vogliamo dire per salutarci? Maurizio. Che quando si è in difficoltà e questo è il momento in cui il Signore ci è più vicino, non lo dimentichiamo mai, quello è il momento che va valorizzato ed offerto. Grazie. Antonio. C'è una frase che dice: quando sono debole, sono forte. Ecco. Tina. Affidiamoci sempre nelle mani della Mamma Celeste. Ecco, io vi ringrazio e ringrazio voi radioascoltatori per aver avuto un momento per noi, come tante volte fate, come tante volte mi dimostrate. Vi saluto da Valleluogo, ci risentiamo fra 15 giorni e vi auguro una buona settimana. Grazie a tutti, arrivederci.